Una parola che Gesù ripete spesso, soprattutto durante l'ultima cena. E rimanete in me. Non staccatevi da me. Rimanete in me. E proprio la vita cristiana è questo rimanere in Gesù. Questa è la vita cristiana. Rimanere in Gesù. E Gesù, per spiegarci bene cosa vuol dire con questo, usa questa bella figura della vite. Io sono la vite vera, voi il tracci. E ogni tralcio che non è unito alla vite finisce per morire. Non dà frutto. E poi è buttato fuori per fare fuoco. Servono tanto per questo, per fare fuoco. Sono molto, molto utili, ma non per dare frutto. Invece i tralci che sono uniti alla vite ricevono della vite il succo di vita, e così si sviluppano, crescono e danno i frutti. Semplice, semplice l'immagine. Ma rimanere in Gesù significa essere unito a Lui per ricevere la vita da Lui, l'amore da Lui, lo Spirito Santo da Lui. È vero, tutti noi siamo peccatori, ma se noi rimaniamo in Gesù come i tralci con la vite, il Signore viene, ci porta un po' perché noi potessimo dare più frutto. Lui si sempre ha cura di noi, ma se noi ci stacchiamo di lì, non rimaniamo nel Signore. Siamo cristiani parole soltanto, ma non di vita. Siamo cristiani ma morti, perché non danno frutto, come i tralci staccati dalla vite. Rimanere in Gesù vuol dire avere la voglia di ricevere la vita di Lui, anche il perdono, anche la potatura, ma riceverla da Lui. Rimanere in Gesù significa cercare Gesù, pregare, la preghiera. Rimanere in Gesù significa accostarsi ai sacramenti, all'Eucaristia, alla riconciliazione. Rimanere in Gesù, e questo è il più difficile di tutto, significa fare quello che ha fatto Gesù, avere lo stesso atteggiamento di Gesù.
Ma quando noi spegliamo gli altri, per esempio, quando noi chiacchieriamo, non rimaniamo in Gesù. Gesù mai lo affetta questo. Quando noi siamo bugiardi, non rimaniamo in Gesù. Mai lo ha fatto. Quando noi truffiamo gli altri con questi affari sporchi che sono alla mano di tutti, e siamo tralci morti, non rimaniamo in Gesù. Rimanere in Gesù e fare lo stesso che faceva Lui, fare il bene, aiutare gli altri, pregare il Padre, curare gli ammalati, aiutare i poveri, avere la gioia dello Spirito Santo. Una bella domanda per noi cristiani è questa: io rimango in Gesù o sono lontano da Gesù? Sono unito alla vite che mi dà vita o sono un tralcio morto, che è incapace di dare frutto, di dare testimonianza? E anche ci sono altri tralci che Gesù non ne parla qui, ma ne parla in altra parte. Quelli che si fanno vedere come discepoli di Gesù, non fanno il contrario di un discepolo di Gesù. E sono i tralci ipocriti. Forse vanno tutte le domeniche a messa, forse fanno faccia di maginetta, tutte pie, ma poi vivono come se fossero pagani. E a questi Gesù nel Vangelo li chiama ipocriti. Ma Gesù è buono, ci invita a rimanere in Lui. Lui ci dà la forza. E se noi scivoliamo in peccati, ma tutti siamo peccatori, Lui ci perdona, perché Lui è misericordioso. Ma quello che Lui vuole sono queste due cose: che noi rimaniamo in Lui e che noi non siamo ipocriti. E con questo una vita cristiana va avanti. E cosa ci dà il Signore se rimaniamo in Lui? Lo abbiamo sentito. Se rimanete in me e le mie parole rimangono in voi, chiedete quello che volete e vi sarà fatto. Ma una forza nella preghiera: chiedete quello che volete. Cioè la preghiera potente, che Gesù fa quello che chiediamo. Ma se la nostra preghiera è debole, è come chi sì, è in Gesù, ma non è in Gesù, la preghiera non dà i suoi frutti, perché il tralcio non è unito alla vite. Ma se il tralcio è unito alla vite, cioè se voi rimanete in me
e le mie parole rimangono in voi, chiedete quello che volete e vi sarà fatto. E questa è la preghiera onnipotente. Da dove viene questa onnipotenza della preghiera? Del rimanere in Gesù, d'essere unito a Gesù come il tralcio alla vite. Che il Signore ci dia questa grazia.